Sì, grazie Presidente. Anche noi siamo molto preoccupati da questo disegno di legge, dal quale traspare sicuramente una criticità sul destino del Corpo Forestale dello Stato. Si parla di eventuale assorbimento, eventuale assorbimento potrebbe essere anche proprio disperdere la capacità che questo corpo ha, la capacità che ha nell'agire sui territori e il suo legame con i territori. Voglio ricordare, come in parte ha già anticipato il consigliere Foti, che dalla riforma del 2004 il Corpo Forestale può stipulare convenzioni con le regioni. In particolare con la nostra regione il Corpo Forestale svolge dei compiti e collabora in maniera importante. Ci dà una mano sulla sala operativa unificata permanente, abbiamo una convenzione per una collaborazione nel settore ambientale, quindi la Guardia Forestale, il Corpo Forestale nella nostra regione svolge controlli nel settore forestale, paesaggistico e ambientale, controlli nelle aree protette, controlli in agricoltura, biologico, DOP e IGP. Controlli, censimento e cartografia degli incendi boschivi, certificazioni sulle sementi, controlli sulle acque. Nel 2014 il Corpo Forestale nella nostra regione ha svolto più di 30.000 controlli, ha elevato quasi 1,5 milioni di contravvenzioni, contravvenzioni che fra l'altro finiscono nella disponibilità degli enti locali della regione. Quindi un rapporto importante con la nostra regione. Quindi non muoverci come Regione nel ribadire che il Corpo Forestale per noi è un corpo importante e che questo eventuale assorbimento è un rischio di dispersione di queste capacità, tanto che non solo noi, altre Regioni lo stanno dicendo e addirittura il Procuratore Nazionale Antimafia ha mostrato la sua perplessità. Si potrebbe osservare, dice il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, che non lo sopprimiamo ma lo accorpiamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato, adesso forse nel Corpo dei Carabinieri. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, che forse risponde a esigenze di finanza, di spending review, che sicuramente, questo lo dico io, secondo noi non portano assolutamente a nessun risparmio, potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e quindi la capacità investigativa di questo corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro con la Procuratura nazionale e con le procure distrettuali per quanto riguarda i reati ambientali. Quindi ribadiamo con forza che questo progetto, così come è strutturato oggi, è veramente pericoloso. Quindi l'impegno che richiede il PD nella sua risoluzione, secondo noi, non è assolutamente sufficiente. Quindi voteremo sicuramente contrario. Noi chiediamo invece alla Giunta di farsi parte nei confronti del Governo per scongiurare che il Corpo Forestale venga soppresso o accorpato e quindi con una dispersione delle sue capacità. Sicuramente nell'ambito di questa riforma potrebbe essere interessante valutare l'accorpamento delle polizie provinciali al Corpo Forestale, dato che fra l'altro in Emilia-Romagna il corpo Forestale è sotto organico. Vanto una carenza di organico pari al 36%, quindi ci sono 410 unità, ma l'organico sarebbe di circa 640, quindi sicuramente sarebbe interessante. Voteremo contrario al dispositivo presentato dal PD perché non ci sembra sufficiente a difendere questo importante presidio sui nostri territori.